Salve a tutte e tutti, qui ancora una volta il vostro Cyber Chan. In giorni non ho potuto creare un nuovo video, me ne rammarico. Oi oi oi, non sapete quanto, ma tanto chi se ne frega, passiamo oltre perché ne sto facendo adesso in questo momento uno di nuovo, quindi non vi lamentate. Io dico che faccio quasi un video al giorno, quindi mantengo la promessa. E qua vi sto consegnando un nuovo video. Quindi passiamo dunque al tema, cari amiche ed amici, dove eravamo rimasti? Ah sì, il tema del giorno. Questa mattina ho ascoltato al TG che Giorgio Napolitano, come direbbe il nostro caro amico Marco Travaglio, il re Giorgio abdica. Magari non tanto a sorpresa, ma rinuncia ai suoi incarichi. Si destituisce, si autodestituisce e quindi si mette in cessazione di attività e immobilitazione. Si può dire quindi che non è l'unica vittima della mobilitazione provocata dal governo Renzi, ma è una vittima illustre. Sempre che di vittima si possa parlare. Infatti, come mai ci ritroviamo in queste condizioni? Perché dopo essersi sputtanati per 20 anni quelli del PD e del PDL in trasmissioni come quelle di Santoro, Bruno Vespa, in Ballarò che Floris, hanno fatto l'inciuccio. Sono rimasti insieme, anche se avrebbe dovuto governare Grillo o uno del movimento pentastellato, e poi non sapevano che presidente eleggere. Siccome l'unico che li ha retti a loro e li ha sorretti è stato Giorgio Napolitano, quando dovevano prendere un altro presidente, hanno pensato bene di tenere quello vecchio che è durato tutto il periodo in cui PD e PDL facevano finta di litigare. Allora hanno detto: ma scusate un momento, prima chi ci reggeva la manfrina delle nostre liti, di come ci scornavamo e sputtanavamo a porta, anno zero, Ballarò? Giorgio Napolitano, che non interveniva mai per smascherare la bufala che spacciavamo agli italiani per opposizione politica, maggioranza, anche i sindacati, sciopero sì, sciopero no, chi lo sa, sciopero a singhiozzo, una tantum, uno su tre, perché ci abbiamo tre sindacati importanti, quindi scioperava uno, gli altri no. Ma chi reggeva tutte queste balle? L'albero di Natale? No, Giorgio Napolitano. Senza di lui non avrebbe retto il teorema PD uguale PDL versus Movimento 5 Stelle e Lega, che poi la Lega è stata poco l'opposizione, adesso fa parte di questa maggioranza PD, PDL più Lega, perché già PD PDL sono la stessa cosa, si potrebbe dire un unico acronimo PD PDL, non PD più PDL. E poi il bello è che non solo la Lega fa, che quando non gli conviene parla all'opposizione, non che parla all'opposizione che esiste, ma parla come se fosse all'opposizione. Quando gli conviene invece si ricordano di stare al governo, di essere maggioranza, che poi non hanno i numeri per essere maggioranza, ma hanno preso più della minoranza. Chi è che ha deciso chi era maggioranza e minoranza? Con il Porcellum o con una nuova porcata che hanno fatto l'Italicum? Non so perché l'hanno chiamata Italicum, che cos'è che hanno chiamato Italicum, però io so che porta sfiga, grattiamoci, perché l'Italicus era il treno della strage, perpetrato, si crede, da ambienti vicini a Licio Gelli e Pino Rauti. Il signore Licio Gelli, per chi non lo sapesse, ha scritto
nella loggia P2 il piano di rinascita democratica. Controllare maggioranza e opposizione, facendo che litighino fra di loro, ma che accettino i punti programmatici di quello che si considera democraticamente accettabile, secondo Licio Gelli. Quindi quanti di quelli del PD e del PDL non avranno letto il libro di Licio Gelli, Il piano di rinascita democratica? Controllare le forze giornalistiche con i finanziamenti pubblici, controllare i partiti politici con i finanziamenti pubblici, alla faccia del referendum che hanno votato gli italiani, sì, per abolire i finanziamenti pubblici, sono tornati dalla finestra, li hanno buttati via dalla porta. Quindi, diciamo, secondo quali criteri si fa politica in Italia? Perché si deve vedere quello di Giorgio Napolitano come un sacrificio individuale per il paese e non come uno che ha appartenuto e continua ad appartenere anche quando si ritira come punto di riferimento cardine a questa casta politica? Perché è morto più giovane Giulio Andreotti di quello che è Giorgio Napolitano. Cossiga, Giorgio Napolitano, Giulio Andreotti sono parte della stessa casta politica. Tant'è vero che io pensavo che realmente fosse stato tutta la vita comunista, Giorgio Napolitano. Invece ho saputo che fin da giovane nell'università era entrato nei giovani universitari fascisti, che poi anche avrebbe delatato dei comunisti nell'università. Quindi che carriera da comunista? Molti in Italia hanno la stessa carriera da comunista e partigiano. Certo, quando il fascismo iniziava a perdere, tutti i topi saltano dalla barca, ma prima magari erano dei gerarchi nel fascismo e poi sono stati lungimiranti. Hanno visto dove spirava l'aria di libertà e hanno voluto, saltare dalla barca che affondava. E quindi niente, le giovani generazioni che non sanno tutto questo lo dovrebbero leggere in Wikipedia. Cercate Giorgio Napolitano e cercate Dario Fo. Anch'io pensavo che lui fosse sempre stato comunista e anche se non mi interessa il Partito Comunista, dicevo, è un libero pensatore, un libero pensante. Ha delle idee Mi sono tolto. Qualche marca sono anonima. Vabbè. Uno pensava che Dario Fo era veramente rivoluzionario comunista. Dicevo, anche se uno non è comunista, hanno i comunisti hanno avuto dei pensieri alternativi da proporre alla società. E rivoluzionari moderni, invece no, anche Dario Fo, come Giorgio Napolitano, ha fatto parte della gioventù fascista. Anzi, dicevano che faceva rastrellamenti contro i partigiani e i comunisti. Poi è finito con l'essere rosso. I misteri della vita. L'unico che è sempre stato fascista era telegrafista di Mussolini. E lo è rimasto anche dopo, che almeno non è stato Volta Gabbana, è stato Giorgio Almirante, che io conosca fra i politici italiani, uno dei pochi. E uno dei pochi che è sempre stato comunista, non quando il fascismo iniziava a perdere o addirittura quando si faceva la resa dei conti con i collaboratori del regime e i gerarchi, ma che è sempre stato fascista dal primo momento, comunista. Perché sono idee estremiste, quindi sono uguali da un certo punto di vista. Però uno dei pochi che è sempre stato comunista, a parte Sandro Pertini, è stato anche Enrico Berlinguer. Poi invece molti che si sono trovati a sinistra, chissà come, come Giorgio Napolitano, erano fascisti da giovani. Vagli a raccontare i misteri d'Italia, altro che blu notte, marrone notte, perché sono veramente cose. Allora niente, appendo da questa mattina, dicevo, mi hanno consigliato di fare dei tagli e io li faccio perché apprendo dal telegiornale di questa mattina che Giorgio Napolitano rinuncia al suo mandato e si mette in mobilità.
Certo, hanno detto che ha dato degli incarichi a uno o più figli per una saccoccia di denaro molto grassa ogni mese. E quindi non so perché anche lui mette figli, nipoti, cugini in politica. Doveva essere un presidente diverso questo. Poi chi l'ha detto che doveva essere diverso? Ci hanno fatto il verso. E io dico, ha avuto dei meriti o delle responsabilità? Perché una volta che si vedeva che non ci poteva essere presidente dopo le elezioni politiche nazionali, non ci poteva essere intendimento fra PD e PDL, che se la litigavano come sempre, già dai tempi di Prodi Berlusconi, no, gli anni 90, per mettere il presidente, allora lui, prima di dimettersi, saggiamente avrebbe dovuto sciogliere le Camere del Parlamento e del Senato ed indire nuove elezioni. Però la scusa qual è stata? Che no, che assolutamente dovevano lavorare per togliere il porcellum e poi dovevano fare nuove leggi elettorali. Allora si sarebbero impediti i lavori per fare le riforme elettorali e l'argomento era molto intelligente. Che vi hanno fatto bere, udite, udite, che non si poteva andare a elezioni con vecchie leggi. Prima bisognava rinnovare il mandato del capo dello Stato, perché così c'era continuità, come se in Italia la continuità la dà il mantenere lo stesso presidente in carica quando si doveva ritirare, che non è mai stato così, però non si sa perché adesso era così. E quindi mantenere Giorgio Napolitano come presidente della Repubblica Italiana per dare continuità e legittimità a questa maggioranza amorfa che in pratica riuniva tutta la maggioranza e l'opposizione di prima. Che quei vecchi politici avrebbero fatto nuove leggi elettorali e poi, magari ai 2 anni, Giorgio Napolitano si sarebbe ritirato. Perché lui diceva: resto quanto serve perché si riformi la legge elettorale o se ne faccia una nuova. Quindi 2, 4, 5 anni. Si sarebbe fatta la legge elettorale, si sarebbe andati a votare e poi lui si sarebbe ritirato e avrebbero messo un altro presidente. Questa era la favola. Poi invece lui è rimasto. Credo che sono passati 2 anni, no? È rimasto, o un anno o due. E non si è fatta nessuna legge elettorale, ossia si è fatto un inciucio perché hanno modificato quella che c'era prima, ma non è che si è fatto molto. E adesso si va con una legge elettorale come quella di prima, ha vinto il Movimento 5 Stelle, però non è andato al governo, continua a esserci un inciucio che non si sa ideologicamente da che sono uniti PD e PDL. Ci abbiamo Renzi al governo. Perché prima aveva vinto Bersani, ma poraccio, forse si è sentito male o forse è stato silurato da Veltroni. Veltroni è stato sostituito da questo Matteo Renzi, che a parte Bersani, che forse è ex comunista, Veltroni e Renzi sono ex democristiani, tutti dentro il PD. E quindi veramente, veramente non si sta a capire più nulla chi sta con chi. Però se Giorgio Napolitano si fosse ritirato quando si doveva ritirare, chiaramente non si trattava più il problema di eleggere un nuovo presidente che non ci riuscivano. Ma già se non riuscivano a mettersi d'accordo sul presidente, si trattava di indire nuove elezioni e di sciogliere i fiammeggianti Senato e Parlamento, perché veramente non avevano possibilità di raggiungere neanche un'intesa sul presidente, meno che mai governare il paese. Infatti, negli ultimi 2 anni, credo che nel 13 è iniziato tutto, no? Quando nel o oh no, forse Berlusconi si è ritirato. Fine del 2011, no? Inizio 2012, fine 2011. Beh, da allora c'è più instabilità che mai, perché
Con o senza Berlusconi il paese è ingovernabile. E quindi chi bisogna ringraziare? Che Giorgio Napolitano, anche lui, come Berlusconi, ha stirato i tempi dell'agonia politica italiana. Adesso si inizia a vedere che cazzo faranno, perché la cosa più giusta sarebbe sciogliere le Camere e indire elezioni politiche, prima ancora che pensare al presidente. Tanto il presidente rappresenta lo Stato italiano, la Repubblica. Ma se le sue istituzioni, le Camere, non trovano pace, non trovano equilibrio politico e non c'è una strategia politica interna ed estera seria, con o senza presidente stiamo sempre nella merda. Allora, Giorgio Napolitano ha pensato subito a dare un incarico ministeriale al figlio o ai figli. Invece doveva avere più coraggio, doveva sciogliere la Camera del Senato e del Parlamento ed indire nuove elezioni politiche prima di andarsene. E forse lo farà il prossimo presidente, però votato da queste forze politiche. Quindi alla fine non cambierà nulla. Come dire, stiamo a vedere. Ma per me se ne doveva andare prima, anzi, doveva avere la serietà di non assumere di nuovo, perché così non legittimava PD e PDL. Se vi sono successe tante cose cattive ultimamente e se tanto criticate quello che ha fatto Renzi, beh, Renzi è potuto venire perché Giorgio Napolitano non se n'è andato a tempo e ha lasciato a PD e PDL di fare i loro sporchi e loschi inciuci alle spalle vostre. Questo è quello che penso della notizia di Giorgio Napolitano, il re Giorgio, come dice il nostro amico Marco Travaglio, ha abdicato dal feudo, perché bisognava fare votazioni quando si vedeva che già non c'era stabilità politica fra PD e PDL alla maggioranza, che parlano quelle forze politiche come se facessero parte dell'opposizione e non si assumono le loro responsabilità, come anche fa Matteo Renzi. E adesso chi voteranno come presidente? Sarà una perdita di tempo votare presidente, perché non andiamo subito alle politiche? E poi non ho capito gli stranieri con i comites. Che votano a fare? Francesi, spagnoli, tedeschi? All'estero, quando vanno a votare, votano per i partiti politici e i politici nazionali. Invece gli italiani all'estero sono costretti a votare dei rappresentanti che solo rappresentano gli interessi degli italiani all'estero. È una cosa strana. Invece bisogna votare per i partiti politici in Italia. Se voglio votare il Movimento 5 Stelle, che mi importa del rappresentante in Australia, in Oceania o in Africa degli italiani? Bisogna votare per forze politiche che cambino la politica del paese, non per i rappresentanti in uno dei continenti dove vivono i nostri connazionali. Vabbè, allora vi lascio. Spero che questo intervento vi piaccia, mio, sul tema del giorno. E ci risentiamo a presto con un altro tutorial sui cellulari. Prossimamente vi presenterò questo stesso cellulare, il Nokia Asha 302. Ciao ciao.